Ah, gente, sono la Rus, eccomi qui su Mountain Blade Warband, nella mod A Clash of Kings. Nell'ultima puntata, che è stata la prima, che cosa è successo? Ho creato il mio personaggio, sono andato da Lady Melisandre e da Stannis, ho giurato fedeltà a loro, quindi adesso sono nella fazione di Dragonstone. Però c'è stata un'altra puntata che non ho potuto pubblicare perché il video è fallato. Non era irrecuperabile. E questo portò appunto che non potevo più appunto registrare alla fine nulla, non potevo più mostrare nulla a voi. E quello che mi dispiace perché è anche che i salvataggi non erano compatibili. E quindi ho dovuto per forza prendere questo salvataggio, che sarebbe la fine della puntata, e non posso farvi vedere quello che è successo prima. Mi dispiace. Effettivamente faccio anche questi errori, anche se li faccio poco, spesso. Ma devo accettare la situazione per quella che è. Cosa è successo la scorsa puntata? Ho fatto una missione, mi hanno dato questa spada bravosiana, dovevo uccidere una persona poco importante. Ho preso un po' di uomini. Stannis ha dichiarato guerra a suo fratello Renly, perché Stannis ha... Si è rivendicato il trono. E quindi deve combattere Renly. Qua stanno facendo una grande battaglia, però probabilmente la vinceremo noi. Io non entro nella battaglia per un semplice motivo. Perché potrebbe durare troppo. Ed effettivamente io non c'ho né il tempo né la voglia proprio di fare una battaglia così grande. Quindi se ne stanno già andando. E abbiamo difeso il castello. Comunque che era nostro. E ora non so che cosa vuole fare. Beh, io non voglio chiedere nulla. Non so che cosa vuole fare Stannis adesso. Io aspetto un po' qui con lui. Vediamo un po' che cosa fa la compagnia e noi li inseguiremo. Ok, si stanno spostando qui. Comunque io non sono ancora un nobile, non ho ancora un feudo, anche se sono vassallo. Ho giurato fedeltà a Stannis. Stannis Baratheon, il guerriero della luce. Devo dire che fra tutti i personaggi, forse non si è ancora capito, però di Game of Thrones è tra i re di sicuro è il mio preferito. Oddio, quanti banditi ha la foresta. Perché tutti questi banditi dove sbucano? E comunque, ditemi un po' voi che cosa ne pensate dei vari re di Game of Thrones, qual è il vostro preferito? Credo che di sicuro alla stragrande sono gli Stark anche. Se vediamo un po' di cose come vanno. Comunque, vediamo un po' dove si vuole spostare Stannis attualmente. Perché adesso potrebbe andare direttamente da Approdo del Re. Ed è una scelta che non mi pare stupida, assolutamente. Se va da Approdo del Re, può anche conquistarla in nulla. E può direttamente reclamare il tutto, il trono di spade. Tutto qui ci sono anche delle armate del nord. Sì, i Lannister adesso sono anche abbastanza messi male. Anzi, no, non vuole andare ad Approdo del Re. Dove vuole andare? Vuole andare a casa? Boh. Vuole prendere Dungeness Dale? Non mi stupirei. Sì, vuole prendere Dungeness Dale. Oltretutto, Dungeness Dale è anche una città molto importante. Andiamo a parlare con chi sta progettando l'assedio. Sei tu? No, non si riesce a capire. Quando dichiareranno battaglia, io mi mischierò dentro e farò un attacco alle mura. Qua arriva un'altra armata, quella di Stannis, e credo che prima o poi probabilmente lancerà l'attacco. Viaggi vicino a una foresta e in un certo punto incontri una bestia qui. Trappolati in una trappola, che cosa fai? Beh, io direi di liberare l'animale oppure
Uccidere l'animale oppure ignorarlo? Io direi di ignorarlo perché non sono affari nostri. Poi togli l'assedio, perché? Dove vanno? Oddio, qua c'è uno che mi può pinzare. No. Continuiamo ad avanzare un po'. Oddio, qua ci sono dei razziatori. Possiamo anche lottare contro alcuni razziatori se vogliamo. Alla fine credo di avere la forza militare. Oddio, sì. Solo che ho paura che siano troppo vicini. Tanto, proviamo ad attaccarne uno. Sì. Perché più che altro loro avevano anche dei prigionieri. E se prendo i prigionieri dagli stessi prigionieri, quelli che avevano dei prigionieri, prendo da loro dei prigionieri, questi nuovi prigionieri, invece che diventare i miei prigionieri, diventano delle mie truppe. Un ragionamento molto contorto. Comunque, truppe gratis. Sono solo a cavallo queste truppe. E a me non è che piace troppo avere il nemico a cavallo. Ok, vediamo se i miei arcieri possono fare qualcosa. Ok, provate a sparare, arcieri. Ok, hanno ucciso un cavallo, ho sentito. Ok, abbiamo ucciso un razziatore a cavallo. Ora, fanteria carica. Quando la cavalleria è fermata, è praticamente morta. Una volta che riesci a bloccare la cavalleria, non puoi fare più nulla per salvarla. Ora mancano solo gli arcieri. Dobbiamo fare attenzione anche a questi, che possono essere molto pericolosi. Infatti hanno già ucciso qualcuno. Non riuscissi ad ammazzarne uno? Ecco. Ok, ho ammazzato un altro. Ed ne rimane uno. E l'ha ammazzato questo omino con dei capelli molto buffi. Molto bene, andiamocene. Vi ho preso un po' di morale e un po' di notorietà. E adesso possiamo prendere praticamente tutte queste truppe qui che sono molto veterane. Sono oltretutto truppe Lannister. So che le truppe Lannister sono ottime come cavalieri. Cavalieri fantastici. Vediamo un po' come se la cavano. Mettiamo un po' gli altri Dragonstone Men-at-Arms. Questi qua costano solo un fracco, 20 di denari. Oddio, troppi. Dio un po' che cosa ha il nemico di interessante. Ma niente di che. Solo che lo prendo che così, dopo riesco anche a venderlo. In varie cose. E intanto, oh, professionalità, ho lasciato il telefono acceso. E intanto andiamo a seguire la nostra truppa. Spero che non si senta, effettivamente. Ok, dove volete andare però voi? Duncansdale, ancora. Avete fatto il tour? Un uomo giovane, da un villaggio vicino, si offre a te. E costerà solo 20 oro. Dormi con lui o ignora. Io pensavo che si offrisse a me tipo di entrare nell'esercito, poi dopo quando ho letto dormi con lui, pensavo che volesse entrare nel mio esercito, non che volesse entrare in me. No, no, perché... No, 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 no. Lasciamo stare. Più che altro credo che possa essere un evento che potrebbe danneggiare l'onore. Più che altro, così le truppe magari non mi possono vedere così tanto bene. Poi per carità.
Nulla pregiudica le mie opinioni sessuali, però. Ok. Oh, un torn? Che cos'è un torn? Non lo so, prendiamolo. Ah. Non lo so, ho perso uno di forza. Che peccato. Ora aumentiamo il grado delle truppe. E oltretutto dovrei anche aumentare io di grado. Mettiamo uno la forza e recuperiamo quello che abbiamo perso. Io direi, adesso possiamo anche aumentare il... Dov'è? La persuasione, che è molto utile. Oltretutto possiamo reclutare più uomini se abbiamo alta persuasione. Assieme a un'alta leadership e un alto carisma. Ok, la battaglia è iniziata. Possiamo entrare nell'assedio. E incontrò il comandante. Sir Osband Rampton. Ti conosco? Il mio nome è Larus Brancazzo, al tuo servizio, sir. Io sono Sir Arband Rampton, un vassallo di Dragonstall e Lord di Hull. Che cosa c'è? Vuoi qualcosa per me? No, niente. Allora direi che posso entrare in battaglia. Questa qua è Duncansdale. Una città che nella serie televisiva non si è ancora vista, però credo che già in questa stagione, ovvero la quarta, ci possa essere qualche scena. Non è importante, però c'è qualche personaggio che ci passa. Ok, ci sono troppi arcieri e infatti ho un po' paura. Questi qua sono truppe Lannister. Ottimi cavalieri, però negli assedi. Non so come sono come unità corpo a corpo. Possiamo vedere lì Stannis in prima linea che espugna le mura. Primo a combattere, Stannis Baratheon. Quanto è figo Stannis Baratheon. Intanto, vediamo se riusciamo a. Oh, quanti ce ne sono! Pensiamo agli arcieri. Aia. Prendiamo la nostra spada lunga, bravosiana. Aia! Riusciamo a fare poco danno. Muori! Ok, l'abbiamo ammazzato dopo un duello mozzafiato. Ok, ora vediamo di dare una mano a queste truppe, che se le stanno anche un po' prendendo. Ho paura solo alle spalle che mi possono sparare con le frecce. Dai, vediamo se possiamo fare. Dai, tiriamoli un calcio. Oh, l'ho fatta! Oddio, arrivano le truppe. L'ho fatto, quanto... Per tutta la mia vita ho desiderato fare. Oddio, non voglio dire la citazione che quel film lì lo odio, però comunque credo che abbiate capito. Anche... Oddio, che bello. Ah, vabbè. Ora vediamo se possiamo attaccare alle spalle. Oddio, un altro soldato che mi segue. Ah, ho perso lo scudo a quanto pare anche. E arrivano nuove truppe e io sono bloccato. Oddio, prendiamo lo scudo subito. Oddio, ce ne sono troppe di truppe. Oh, ah. Scappiamo qui. Ok. Vediamo se posso attaccare lì alle spalle, almeno distrarli un po'. Guardate che bei baffi che hanno, però. Non riesco a colpirli solo, perché ho paura di avvicinarmi. Posso prendere... Oi! Ciao tu! Posso utilizzare la mia spada lunga per tenerli a distanza. Intanto ci sono alcune truppe che... Trasmigrano da me e mi danno una mano. Ok, abbiamo ammazzato uno. No, ne arrivano altri. Oddio. Sono messo molto male. Oddio. Vabbè, mi hanno preso. Tanto vediamo come procede la battaglia.
Vediamogli la telecamera. Che si muove la telecamera di Mountain Blade. È una delle telecamere peggiori che io abbia mai visto. Tanto qua cadono corpi. Oddio. Mettiamo meglio la telecamera. Ok, qua c'è tipo un punto abbastanza soffocato. Non so come chiamarlo. Un punto molto bloccato. E dei punti bloccati la battaglia diventa eterna quasi. A meno che ci sono gli arcieri che sparano. Solo che a quanto pare gli arcieri non vogliono sparare. E quindi saremo bloccati qui per un bel po', credo. Tanto però le nostre truppe stanno avendo la meglio. Tanto continuiamo a vedere come se la cavano. Sto qui. Mi piace l'elmetto che c'ha. È tipo qualcosa di orribile. Però i Lannister hanno veramente una bella armatura. Hanno li ho sempre un po' stimati per l'armatura. I Lannister anche a me. Lo so. Starò per dire una cosa molto 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 impopolare. Però a me i Lannister un po' piacciono. E non mi piacciono tanto gli Stark. Mannaggia voi, fan di Rob e di Ned. Ora vediamo un po' come se la cavano i miei uomini. Questa battaglia qui potrebbe essere anche eterna. Tanto le mura le abbiamo espugnate. Ed è già un bene. E comunque qui stiamo anche vincendo, perché a quanto pare i Lannister non stanno tirando nessun colpo. Anzi, come non detto. E quelli che stanno tirando non fanno nulla. Tanto stiamo un attimo un po' fermi e vediamo che cosa succede. Qualche unità intanto cade. Prendiamo pian piano qualche metro. Però nulla di che. Loro fanno uno scudo umano praticamente. Tanto cadono. Io mi chiedo, ma non c'è qualche altro passaggio per entrare in città, siccome abbiamo preso le mura e dobbiamo per forza entrare qui? Tanto uno è caduto. Lol. Oh, Stannis, sei tu? Ah no, sembra di Stannis. Arrivano i nemici intanto. La maggior parte di questi sono arcieri, anzi sono solo arcieri. Scherzavo. Ci sono tanti fanti. Sei un po' in pericolo adesso, perché se sparano alle spalle dei nostri uomini con gli arcieri sarà dura. Oh, siamo bloccati qui. Vediamo un po' come procede. Tanto i nostri rinforzi arrivano oppure stiamo lì fermi? Oh, uno è caduto. Ogni tanto cade qualcuno e muore. Oddio. Siamo molto molto bloccati. Ah, ci dovrebbero essere. Se fossi ancora in comando, metterei un paio di arcieri qui. Anzi, un bel po' di arcieri qui. Potrebbero fare veramente una strage. Sparare alle spalle dei Lannister. Oh, un altro caduto. Un caduto in battaglia. E questi metri qui sono sofferti. Questi piccoli metri, questi piccoli passi che si fanno. Su pile di cadaveri di morti. Molti di questi soldati cadono anche. Guarda come ho messo questo qui. Immolato. Oh no, è caduto un altro. No, ne cadono troppi. Scena però quasi cinematografica. Che difendono le scale a tutti i costi. Cioè, e intanto ci sono gli arcieri che sparano di lato. E qualcuno cade ogni tanto. Ok, continuiamo ad avanzare pian piano però. E arrivano sempre nuovi nemici. Ah.
Quanti ce ne sono però? Non si arrendono. Sto castello qua pullula di Lannister. E gli arcieri stanno facendo anche molto male ai nostri soldati. Non mi piace assolutamente com'è la situazione. Uno è caduto e è sopravvissuto. Magari può fare qualcosa. Un soldato dei sunglasses. Dallo stemma si può vedere. Che è una casata vassalla di Stannis. Tanto vediamo se riesce a fare qualcosa. No. No. Intanto arrivano nuovi rinforzi. E noi siamo adesso molti di più. No, stiamo soffrendo troppo, però ogni metro è... Sono circa 20 uomini morti. Dalla mia parte, dalla loro credo anche molti di più. Ci sono certi scudi che sono impregnati, se si può dire, di frecce. Guardate questi qui, che scudi. Dovrebbero essere inutilizzabili, almeno dovrebbero avere qualche buco nella mano. Adesso. Oh mio Dio, come cadono. Però qui ce le stiamo prendendo di santa ragione dagli arcieri. Però siamo arrivati. Oh, guarda qui Stannis in prima linea che combatte. Stannis. Da inizio della battaglia in prima linea. Che non è ancora morto. Impregnati di sangue non suo. Oltretutto, nei libri ha anche una spada speciale. Una spada fiammeggiante, solo che nella serie televisiva non c'è. Ed è un vero peccato e non c'è nemmeno nel gioco. Ed è un altro vero peccato. Stannis, il mio lord. Vediamo come combatte. Questa qua è una rissa ignorante, più che una battaglia. Oddio mio. Ogni tanto qualcuno cade. Adesso no, però sopravvivono quando cadono. Credo magari con qualche caviglia rotta, però sopravvivono. Intanto c'è ancora quel soldato lì da inizio battaglia, fermo, che non si muove. Guardate come ha messo questo Lannister bloccato. No, è scomparso. Oddio, continuano a cadere altri soldati. Pian piano facciamo strada. Stannis è ancora lì che combatte. Sì, ancora lì. Guardate la corona. E anche... Guardate! Che combatte. Con delle persone che gli entrano dentro. Però guardate come combatte. Fantastico il mio re. Che queste mega bolge di Mountain Blade... Capitano sempre nelle battaglie. Sempre i Mountain Blade. Ora vediamo un po'. Oh mio Dio, tu sarai ben stuprato. Anche tu. Però siccome ci sono molti Lannister che si stanno accanendo su questo piccolo tizio, si stanno dimenticando della bolgia centrale. Infatti le mie truppe forse sono riuscite a spezzare. Forse riescono a passare dentro. Forse riescono a passare le scale. Mancano un paio. Ne mancano un paio. Tanto dove il mio re Stannis? Non riesco a vederlo. Ok, abbiamo spezzato praticamente il blocco. E abbiamo passato le scale. Adesso siamo bloccati sotto le scale. Però almeno le scale. Guarda quanti cadaveri. Troppi. Eccessivamente troppi. Adesso la battaglia sarà molto più veloce, siccome
saremmo in una scala un po' più ampia. L'abbiamo praticamente vinta. Stiamo entrando pian piano in città. E Stannis continua a combattere. Guardalo lì in prima fila. Che ne ammazza uno alla volta. Ancora lì. Stannis. Guardate. Ma è fortissimo. Guarda. È imbattibile Stannis. Non c'è nulla da dire. E abbiamo vinto, e Stannis qui trionfante. Ah. Beh, abbiamo perso in tutto 88 persone, 37 feriti. Dalla loro parte però 249 morti e 44 feriti. Io ho perso 4 uomini e 3 feriti. Stannis ha ucciso 12 persone. Io ne ho uccise 3. Buono. Ok, Duncansdale adesso è nostra. Molto bene. Possiamo promuovere un paio di soldati. Possiamo parlare con qualche nostro amico. Tipo, credo Stannis. Stannis, dove vai? Dove stai? Eccolo qui. Stannis, andiamo da lui. Ci incontrerò di nuovo, la rosbrancazzo. Non dimenticherò la nostra cattura di Duncansdale. Ringraziamo di nuovo gli dei e preghiamo che non diventiamo che non cresciamo troppo, diventiamo troppo orgogliosi. Axel Florent, no, io non mando lettere. Volevo qualche obiettivo, però lettere assolutamente no. Ora vado a reclutare un paio di persone. Oh, non c'è nessuno. Oh. Devo Dunport. Comunque, vorrei qualche feudo, Stannis, se non ti dispiace. Ok. Preso un po' di truppe. Nuove truppe. Truppe fresche. Tanto non ci sono più soldati da promuovere. Ok, Duncansdale è una città importante. Quindi andiamo a farci una visita. Perché no? Per vedere un po' com'è. Andiamo nella taverna. Un bardo, Walder. Buongiorno a lei, nobile signore. Puoi insegnare qualche poema? Ti posso insegnare parte della canzone di Florian e Jonquil? È una storia eroica, piena di sangue e battaglia. Bla bla bla, non c'ho voglia di parlarne. Vediamo un po'. Non ho abbastanza soldi, no? Volevo imparare un po' qualcosa. Sir Jasper Rivers. Vediamo un po'. Ah, tu sei un figlio di Walder Frey. Quindicimila di oro, no, costi troppo. Jonas, chi sei? Buongiorno a te, buongiorno. Sembri un uomo di guerra, sir. Ti serve un giovane scudiero? Sono. Ero scudiero di Sir Albert Stone di Willow Tree. Ma è morto Flux, credo, per diarrea questa ultima settimana. Sì. Ora è entrato Jonas nella mia compagnia. Jonas. Ah, oh, tu sei Ransom Broker. Forse ho qualche prigioniero da darti. No, non ce l'ho nessuno, dimenticavo. Ok. Io direi che possiamo anche un po' andare in giro. A razziare qualcosa. Tanto qua possiamo vedere un lord di Stannis che andava in giro. Oh, Giles Rose. Oh mio Dio, troppe truppe.
Inseguiamo questi fuorilegge, se ce la facciamo. No, sono troppo veloci, non ce la facciamo. Potrei razziare qualche villaggio, tipo... Oddio, sì, dovrei razziare qualche villaggio. Tipo Stoneyford, forse. Vediamo un po'. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Razziare è una ottima pratica, a me piace razziare. Perché guadagni tanto, tanto oro. E anche guadagni cose di vario genere. Sì, ignoriamo l'animale, sempre il solito evento. Qua ci sono delle truppe Stark che magari vogliono riprendersi Arrenal. Città molto importante. Oh, sì, tanta roba. Prendiamo tutto il possibile, lo rivenderemo. E anche il cibo ce lo terremo per noi. Sì, direi che può andare. Ora, torniamo un po'. Sì, lo so che non è buono attaccare i villaggi. Oddio, come sono a volte i miei compagni. Andiamo a Duncansdale e vediamo di vendere tutto quello che abbiamo preso. Ok, ora ti devo dare un paio di cose, tipo questo, questo, questo. Questo. Ancora. Sì, credo che così possa bastare. Molto bene. Ora, dovrei anche poi dopo trovare qualche armatura a Jonas, il mio giovane scudiero. È armato praticamente di tunica. Va in battaglia con la tunica. Qua ci sono alcuni Broken Men che sono i disertori. Vediamo un po' di fare una battaglia. 117 uomini. Ah, ci sono anche i miei alleati di fianco. Ok. Ser Davos abbiamo in battaglia. Il cavaliere delle cipolle. Come potete vedere dallo stemma dei soldati, che sono dei cipollini. Cipollini. Vediamo un po' dove è Ser Davos. Non riesco a trovarlo. Boh, non importa. Andiamo alla carica contro questi disertori che vanno sott'acqua. Disertori anfibi. Non posso prenderli sott'acqua perché il mio cavallo si rallenta troppo. E quando un cavallo si rallenta non può dare il meglio di sé. Ah, sono truppe del nord. Quindi sono disertori degli Stark. Beh, ci sta anche. Vediamo un po' se riusciamo a ammazzarne. Ammazzarne un bel po'. Oddio. Questo qua mi sta puntando la picca. Non va tanto bene. Sì, la maggior parte sono picchieri. Oddio. Oh! Oh mio Dio, il mio cavallo ha preso un po' di danno. Dobbiamo fare attenzione. Non voglio perdere il mio cavallo in battaglia. Tanto il nemico starà affogando. Oddio. Riuscissi a prendere te, ti lancio i sassi, va. Te. Disertore. Ammazzato. Ne rimane ancora uno. Lanciamoli i sassi. Il nobile Larus che va in battaglia con i sassi. Ok, vediamo se riusciamo a fare giusto la carica finale per prenderlo. Il nostro cavallo va molto lento perché è molto ferito. Ok, ucciso. Molto bene. Possiamo catturare un picchiere nemico. Il resto siamo messi a posto. Intanto parliamo con Ser Davos. Ringraziamolo. Hai qualcosa per me? No, niente. Ok, grazie Ser Davos. Tanto questo qua è uno delle Stormlands che ci fa qui. Possiamo promuovere nessun soldato e andiamo a Dragonstone. Direi che possiamo passarci un po'. Vedere se succede qualcosa di interessante. Tanto andiamo alla taverna. Niente di che. Colloquio lo schiavista, vediamo un po'.
se posso donarti qualche schiavo. Cioè, uno. Un po' di soldi non fanno mai male. Ciao. Togliti però. Ok. Ora andiamo al castello. Vedere un po' chi c'è. C'è Melisandre, come sempre. Poi c'è Quincelys Florent, moglie di Stannis Baratheon. A me sta molto sul culo la moglie di Stannis Baratheon. Ok, vediamo un po' Melisandre se ci può dire qualcosa. No, ci dice solo che le fiamme di Rollor ci aiuteranno. E c'è Ser Davos. Ok. Direi che possiamo andare, non lo so. Vediamo un po' che cosa sta succedendo. Ah, Sea-Watch l'hanno catturata. Ah, non è un bene. Era una nostra città, Sea-Watch. E gli Stark hanno preso Maidenpool, un'altra città molto importante. Vediamo un po' che cosa succede. I Lannister non se la stanno cavando tanto bene. Assolutamente no. Peccato un po'. Cioè, peccato, sono nostri amici, però. Oddio, tu chi sei? Chi sei? Ah, loro ne hanno 61 e noi ne abbiamo 33. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Uomini, questa qua sarà una battaglia difficile. Lo dico subito. Formate intanto e io vedo se riesco a fare qualche azione di disturbo. Ah, sarà una battaglia molto dura. Quanti cavalieri? Sono tutti oltretutto equipaggiati abbastanza bene. Sì, non gli ho ucciso il cavallo. Quindi. Oddio. Sì, sono imbattibili questi cavalli. Vediamo se possiamo uccidere almeno qualche paesano, qualche villico. Sì. Ah, questi qua sono armati dei Tyrell. Perché sono dell'altopiano. I Tyrell sì, hanno una cavalleria abbastanza buona. Se proprio vogliamo fare un paragone storico, i Tyrell dovrebbero essere i francesi. O qualcosa del genere. Non si sa, a volte sembrano molto francesi, a volte sembrano molto inglesi. C'è da dire anche che durante il basso medioevo i francesi e inglesi si assomigliavano abbastanza, fino alla guerra dei 100 anni ovviamente. Oh, mi hanno ucciso il cavallo. Uccidiamo il cavallo. Ok, vediamo se possiamo uccidere qualcun altro. Ok, abbiamo ucciso un sergente a cavallo. Truppe, caricate, mi serve una mano. Aia, oh. Me le sono prese. Speriamo che le mie truppe ce la possano fare. Oddio. No, qua me le prendo. Ah, faccio che ritirarci. Non possiamo rischiare. Oddio, stiamo qui? Aspettiamo. Sì, ovviamente sono un po' incazzati perché mi sono ritirato, però meglio vivere oggi e combattere domani piuttosto che fare viceversa. E no, vivere e combattere oggi e vivere domani. No, non ha senso. Comunque, alla prossima gente, da Larus è tutto. Ciao.